Un saluto amici dalla redazione del Centro Meteo Italiano. La fase di maltempo degli ultimi giorni con le piogge e le nevicate in un contesto climatico piuttosto freddo a causa di una vasta depressione sui paesi centrali del nostro continente con associate masse di aria di matrice polare lascia il posto ad una momentanea rimonta dell'anticiclone ad iniziare dalle regioni settentrionali italiane. Ma vediamo nel dettaglio la previsione meteo per il fine settimana e una successiva tendenza per il ponte del 25 aprile. Secondo il nostro modello di calcolo e tenendo da conto il periodo in corso, già dalla giornata di venerdì 21 ci attendono condizioni di bel tempo, con sole prevalente sulle regioni settentrionali e su quelle centrali italiane, eccetto in Abruzzo dove insiste al mattino della residua stabilità con piogge e deboli nevicate in Appennino a quote non troppo alte. Ultime piogge anche al sud tra la Puglia, Molise e Basilicata. Attenzione poi alle gelate mattutine non solo in montagna, ma anche sulle pianure e sul fondovalle delle regioni settentrionali, Toscana, Umbria e Marche. Situazione invariata nel fine settimana, con sole prevalente grazie all'espansione degli anticicloni indicato nella grafica accanto e clima più mite specie di giorno. Ancora sotto la media invece le temperature minime specie al centro e versante adriatico. Uno sguardo poi al ponte del 25 aprile, possibile cedimento dell'anticiclone e inserimento sul bacino del Mediterraneo del flusso occidentale, più umido e stabile. Come conseguenza, nuovi poggi ad iniziare dalle Alpi e dalle regioni settentrionali italiane e successivo parziale interessamento delle regioni centrali. Maggiori dettagli nei prossimi aggiornamenti. Vi invito a consultare intanto le previsioni del tempo in ogni momento, anche tramite l'app Meteo. Un saluto e buon fine settimana!